Andiamo ad arrampicare un po'? Proviamo. Mi sembra una buona idea. Sì. Io provo a scalare. Sceglie una linea. Non ho molto feeling con la plastica. Una linea in natura, quindi, una linea per una via. Non credo ci sia un motivo, solo una cosa che mi attrae quando guardo una parete, una montagna. Le montagne si scalano magari prima per la parte più facile, poi per quelle più impegnative, magari che sono quelle linee, come dire, naturali, le fessure, i lievi, i punti deboli delle pareti. È difficile esprimere immediatamente il perché si sceglie una linea, al di là della difficoltà e della convenienza. Esteticamente deve avere qualcosa. L'immaginazione di un arrampicatore gli dà una tridimensionalità. Questa linea esce dalla piattezza e comincia a farsi vedere, e così si crea. È un atto creativo. Il sogno di poter salire, che magari ancora irrealizzabile, ma comunque già è possibile. Qui onestamente non sono molto attirato, ma non sono così attratto dalla plastica. È come essere davanti al computer e vivere davanti a un bosco, insomma, arrampicare sulla plastica se hai vivi in montagna, e sono due concetti diversi, ma io sono un po' vecchio per esprimere queste cose. Trovo strano che con tanta pietra in giro tanta gente si rinchiuda in una sala a scalare, ma penso che questo faccia parte dei tempi. No, scavalo. Hai parlato prima di estetica. Come si esprime nel gesto l'estetica? Per me questo è molto più difficile da spiegare, perché sono purtroppo molto istintivo nella scalata. Anche una scalata istintiva può essere estetica, probabilmente, no? Credo che questo sia molto più facile da esprimere dall'esterno. Mi estraggo quando mi muovo. Non riesco molto a spiegare queste cose. E sembra strano, mi rendo conto, perché posso cercare di dire quello che sto facendo, ma... No, lasciaci solo vedere. Va bene così. Esistono dei momenti in cui il movimento parla da solo e non c'è bisogno di commentarlo.
Ringraziamo Manolo.